Beh, non puoi dire che è brutto, eh. Non si può dire che Ottavio sia brutto. Signori, ben ritrovati su Dark Souls. Continuiamo le vicende del nostro Ottavio euforico. Madonna, ragazzi. Non volevo, sapete perché? Perché ho il cavo della batteria collegato al pad, mi fa interferenza. Signori, ci sediamo. E adesso vi faccio vedere un po' i cambiamenti del nostro Ottavio. Ho un arco, ho lo spadone di Mirra, perché la spada bastarda sapete che deve far parte del mio set, almeno per il momento. Non è così facile da usare, però il moveset è quello della spada bastarda. Con bel affondo, delle belle spazzate laterali e soprattutto mi ricorda il caro Lucatiel. No, la cara Lucatiel, dai, ormai chi se ne frega, ve lo dico, è una donna Lucatiel. C'ho questo scudo che mi aumenta il recupero di energia, non fa il 100%, ne avevo trovato un altro bellissimo, ma molto più pesante. Per il momento siamo così. Se vi ricordate, c'era sto stronzo che mi tirava i cucri in testa e quell'altro lassù che mi pizzica. Allora, noi adesso proviamo a smazzarlo. No, questo qua andiamo avanti pianino, che magari riusciamo anche a fargli del male fisico. Pyromancy. Ma sì, ma che cazzo me frega. Occio! Oh, bastardo! Ma va a cagare! Oddio! Oddio! Bastardo! Sì, beh! Vai, beh! Bella lì, via! Via, non ti curare! Ma va a cagare! Qua, nelle Termopili, sei in difficoltà, eh! Cazzo! Spada bastarda, ragazzi, becca! A 2 km di distanza. Bene, il primo è andato. La mia idea era adesso di fare un po' un resoconto generale delle cose che ci mancano, che ci siamo lasciati indietro, e recuperare il tutto. Quindi, tu sei out. Adesso che sono qui, voglio vedere un attimo se per caso. Non penso al respawni. Però non ci ha droppato niente. Potrebbe anche essere un nemico fisso? Assolutamente no. Ok. Piromante spumeggiante, lo stupriamo da dietro. Ah, ok, ragazzi, non vi ho fatto vedere le statistiche, sono salito un pochettino di livello e adesso per fare un livello mi servono 11.000 anime. Ne abbiamo 10.000 già? Ah, però. Siamo messi così, vitalità che sarebbe ancora da alzare, a dirla tutta, però con una brace potrei un po' compensare. Ho alzato la forza, la destrezza perché mi sta alzando molto i livelli di forza, perché ragazzi, vi farò vedere magari i prossimi livelli, il prossimo livellino. Da portare avanti lo facciamo insieme. Vi faccio vedere che alcune statistiche hanno delle particolarità, non dico nascoste, però tendono ad alzare cose che tu non daresti così per scontato, che vadano ad intaccare certi parametri. Bella lì. Guarda. Cazzo, usa forza, usa forza. Bevo. Vieni, vieni. Cosa? Ma che cazzo di tracking c'ha? Sei stronzo. Merda. No! Voglio affondarlo. Vai così. Ti stanno. Ah, merda, è vero che sto scudo. No! Vieni qua, togli quella guardia lì. Che pizza che sei, Piromanziot. Merda, quando fai quelle cose lì però. Toh. Fanculo, bevo, droppa. Lo scudo del ragno, ragazzi, questo lo usavo sempre in Dark Souls 1. Allora, proseguiamo un attimo qui per vedere se magari. Non penso ci sia un fallo, però diamo un occhio a cosa ci aspetterà, poi andiamo a recuperare delle altre cosine. Qua c'è un cagnaccio. C'è vacca puttana dove voli via con questa spada. Chi è? Ah, balestrieri. No, ok, ragazzi, facciamo quello che abbiamo detto, se no mi lasci indietro delle cose che poi mi dimentico. Andiamo a recuperare delle zone che non abbiamo fatto al momento opportuno. Ok, in questa zona paludosina ci eravamo lasciati indietro quella porta là in fondo.
E quindi ora andiamo a recuperare. Ma siamo Steve Bay fungotti. Ma che tripla! Madonna! Allora ragazzi, questa spada è innegabilmente comoda per certi versi, ma molto più difficile per certe altre cose, nel senso che è molto più lenta rispetto alla spada di Astora che usavamo prima. No, cazzo, non aspettavo un affondo. Però, per il momento, insomma, andiamo così. Nulla ci vieta poi di cambiare. Adesso intanto andiamo a recuperarci queste zone, che poi ho anche... No, granchio, stai per cazzi tuoi. Ragazzi, ho ammazzato un granchio, mi ha donato un anello. Perché uno dei due non ti dà praticamente niente. Merda, è vero, c'è l'altra. Non ti dà praticamente niente. Però l'altro invece ti dà... No! Questo anello molto buono che ti aumenta il potere delle piromanzie. In questo caso ho anche naturalmente potenziato la... Cosa fa? No, ma cazzo, è vero, c'ho l'arco, devo toglierlo, perché ragazzi, la mia idea era anche quella di andare a rompere il cazzo alla viverna, perché so che ci sono dei degli oggettini che abbiamo lasciato là. Ok, siamo pronti adesso finalmente. No, funghetto, mi droppi qualcosa? Non mi droppa. Allora, ok, qua c'era questa che non si apre e c'è anche un bel oggettino. E questa mi serve, ragazzi, perché per potenziare questo cazzo, allora è vero. Porca puttana, ragazzi, sapete cos'è quello? Questo qua è un cavaliere d'argento. Anzi, questo con lo spadone è il cavaliere nero, che è la versione più cazzuta di quei cavalieri che erano in Dark Souls 1, che proteggevano il re. Il re che era il capoccia di tutto. Oddio, posso girarlo. Allora, in teoria, sicuramente se è messo qui, quel tipo qua... Ci ha già sentito? Se è messo qui, sicuramente ci spaccherà... l'ano. No, si muove, ma... Sì, è lui, madonna, che figa. Quell'armatura lì è la mia prima run. C'avevo quella d'argento io, però... Era veramente bellissima. Il mercenario, set completo, come al solito... Se mi butto giù di qui, le macchie di sangue sono poco rassicuranti, davvero poco. Facciamo i figli di merda. Tu sei stato annerito dal fuoco, quindi un po' male dovrebbe fartelo. Lui fa il giro da qui, eh. Eh sì. Quanto sei fiero, eh? Porca troia. Porca puttana. Bevi. Oddio, c'è un droppino. Lame da mercenario, va bene. Aspetta che bevo ancora, perché questo qua... Dai, vieni, dai. Combattiamo da persone normali. Se mi spaccherai il culo, meglio per te. Perdo 15.000 anime, ma poi le vengo a riprendere sperando. Dove sei però? Ti sei buggato? Oh. Oddio. Madonna. Lo prendiamo alle spalle in maniera truce. Truba! Bella! Dammi lo spadone, dammi lo spadone, dammi lo spadone! Non ha droppato nulla, volevo leggermi una bella descrizione. Ok. No, qua vi dico, allora è vero che c'era il cavaliere, perché non in maniera diretta, però avevo ricevuto un mezzo spoiler. Che ci sarebbe stato qualcosa che mi avrebbe fatto sobbalzare un attimo, e che quel qualcosa riguardava proprio nell'intimo l'universo Dark Souls 1 e il Reguin. Ah, guarda, questo lo vedevamo. Carbone di Farron. Cazzo, ma questo serve. Dai che forse riusciamo a fare una cosa fica. Questo serve al nostro amico. Permette infusione pesante, affilata, avvelenata. Forse riusciamo
a rendere la nostra spada di... Ma non penso, il nostro spadone di mirra un po' più codigno. Carbone usato per infusione delle armi. Un tempo veniva utilizzato per forgiare gli spadoni della legione di non morti di Farron. Permette al fabbro del santuario di utilizzare le gemme per infondere armi pesanti, affilate e avvelenate. Ok. Guarda che scena, da, con l'esplosione e la viverna alle spalle, signori, Ottavio l'arciere. Guardalo. Allora, mi sono potenziato l'arco lungo. Ci mettiamo qui che non dovrebbe colpirmi. E non ci rimane che fare questo. 30. Oh, gli facciamo un pochino però. 32. Vediamo in faccia. 53. Questo è il posto giusto. Però bisogna prenderla anche. Frammento grande di titanite. E se ne va, beh, questa era prevedibile. Ok, che sia cogliona. Madonna, velocissima. E stia qui a prendersi tutti sti danni, però era ovvio che se ne sarebbe andata. Una brace non fa mai male. Qui avevamo già aperto, avevamo visto il mimic. Magari mettiamo la spada, non si sa mai. Questo è un droppino, penso normale. Gemma grezza, però niente male. Grande anima del cavalier Fil de Put, gran farabut. E questo, ragazzi, non negherò. So già che cos'è, perché è una chiara citazione a Dark Souls 1. La Claymore. Uno dei tuoi messaggi è stato valutato. Ok, ragazzi, la Claymore. Porca vacca, altro non è se non una spada bastarda molto molto fine. Guarda quanti me li valutano, le mie cagate che scrivo. Ed è un po' più pesante rispetto allo spadone ammazzavacqui, ma non è potenziata. E il moveset è lo stesso. È praticamente la stessa roba. Esattamente. Identico, questo proprio da spada bastarda. Sì, è la stessa roba. Come capacità, ha le stesse cose. Ting. Porca puttana, con l'altro l'avrei shottato, però giustamente questa non è potenziata. È una bella spada anche questa. Devo dire la verità, mi piacciono molto queste spade che fanno le spazzate laterali. Benissimo, anche la viverna è andata, ma noi qui all'Otrek non abbiamo ancora concluso il nostro compito, perché... È proprio una merda. Perché se vi ricordate, abbiamo parlato del fatto che... Sì, va bene. Abbiamo parlato del fatto che ci era stata data una chiave da quel tipo tutto misterioso nell'hub centrale che ci invita ad andare a smazzare vari altri non morti, fiamme sopite, quello che è per il bene della causa. Ci ha regalato una chiave che dovrebbe aprire una cella qui a Lothric. Chiave della cella, eccola qua. La chiave della stanza con l'ascensore che conduce alla prigione più profonda di Lothric. Pare vi sia un prigioniero, uno spettro oscuro proveniente dalla terra inghiottita dell'oscurità. Allora, io proverei ad andare a spaccare l'ano a questo. Adesso dobbiamo capire bene dov'è. Eccola qua. Mi ricordavo bene allora. Dai, fammi curare. Allora. Ah, c'è proprio l'ascensore. No, telecamera, fammi vedere se ci sono i trucchelli. Ok, proviamo a scendere. Aia. Con le solite armature vuote, senza testa, tra l'altro. Non c'è un elmo. E il nostro amico... Ah, cazzo, ma sei libero così? Praticamente bastava mandarti giù l'ascensore. Ma sei... Ma io so chi è questo. Io questo qui lo so chi è. Questo qua... No, a parte che gli hanno fatto un restyling d'armatura che è una roba incredibile, sarà anche un po' la grafica migliorata, quello che vuoi, ma se non sbaglio questo tipo qui
Sono quegli stronzi che erano rimasti insieme agli spettri. Non è che mi fanno un agguato, eh. Appetit Londo. Che in Dark Souls 1 erano una roba. Hanno un moveset questo qua. Questi qui che è impressionante. Fanno un mezzo karate con le magie. Io però. Non sarò un cuor di leone, ma. Ivanov! È duro, eh. Merda. Quello lì è il loro scudo. È magico, ma è uno scudo. Toh. Sì, sono loro. Merda. No, no, che mi fa il coso. Allora, quella presa lì. Non lo so, ma se mi prendeva. C'era del brutto. No. Aia, scambio di colpi non equo. Ti finisco con la pyromancy. Questa la senti, il fuoco. Cazzo, l'armatura di merda, dai. No, scudo, non ti serve. Ok, pensavo peggio. Naturale che se ci arrivi un po' meno preparato. Globo dell'occhio rosso. Ah. No, ma mi ha droppato tutto. No, ma che figata. Che figata. Allora, il globo dell'occhio rosso, noi abbiamo quelli incrinati. Ma che cazzo è questo qua pieno? Noi di solito abbiamo questi, che sono gli oggetti che ti servono per andare a invadere gli altri giocatori. Invadi gli altri mondi a piacimento. Cioè, praticamente questo è infinito, illimitato. Oggetto per il gioco online. Ok, guarda che brutto che è. Il globo dell'occhio rosso proviene da un piccolo regno inghiottito all'oscurità. Piccolo regno, Petit Londo. Mamma mia. Alcuni hanno scelto di utilizzare il globo per altri scopi, per seguire le loro orme. Diventa servitore di Rosaria nella Cattedrale delle Profondità. Cattedrale delle Profondità. Sì, allora. Va bene, comunque adesso per il momento non ci interessa. Anche questo. È andato. Ok, qui dovremmo aver fatto bene o male tutto. Un'altra cosa che ci manca ragazzi, nel nostro santuario, nel nostro altare del vincolo, chiamo santuario perché mi viene in mente quello di Dark Souls 1, è aprire la porta da 20.000 euro. Di solito nei Souls, tutte, anche in Bloodborne succede quando c'è da aprire quel cancello per andare avanti a Yharnam, che appunto se non sbaglio costa sempre 20.000 echi, una roba del genere. Si trova sempre il modo di aggirarlo, si trova sempre il modo di non pagare. In questo caso mi è stato indicato che non è una cosa così facile, non è una cosa così scontata, anzi potremmo non trovare mai la chiave e dovremmo proprio comprarla qui. Io non ci credo sinceramente, Well met. però 'Tis good to see you. What tanto che need? siamo qui, tanto vale provarci. Allora, diamogli questo intanto. Oh, my. This Ti crew is piace? from the Undead Legion. Bello, Used to forge the weapons of Farron's Abyss eh? Watchers. Dell'abisso, mamma mia, quando A andremo lì ce fine l'hanno. prize. I'm honored to be endued with it. Now I'll be equipped to infuse special Ma gems. tipo, puoi farmi qualcosa Praise the con questa gods, spada? eh? Time to put this brawn Secondo to me no, perché è use. un'arma del boss. Però io mi ricordo che le avevo potenziate, però non infuse. Tipo. Una Claymore, ad esempio, che è questa. Vedete già che mandandola su di un livello diventa piuttosto codina perché fa un 151. Però scala peggio su destrezza, eh. Infatti mi perde molto di scaling. La mazza va qui, siamo fermi perché ci servono quelle pietre speciali che ci danno quelle lucertolone là enormi. Ma a sto punto la spada di Astora, dov'è? Che ce l'abbiamo già più 3 e comunque è un'ottima arma. Renderla grezza, non penso che ne valga tanto la pena, però diventerebbe una bestia adesso. Già farla grezza mi va 2,14 pronti via. È vero che questo sarebbe un 244. Però
di fuoco nella zona in cui dovremmo buttarci prossimamente, quella palude là velenosa è il top, perché un'arma da fuoco è quello che ci vuole, secondo me. Quindi non sarebbe una brutta idea, sai? Compriamo sta cazzo di chiave, che a me buttar via 20.000, potrei farmi due livelli così, mi dà fastidio, sinceramente. Chiave della torre in rovina. Devi baciare il culo, vai vecchia, guarda quanti soldi. Che cavolo ti ho dato? Parlami. Bring me with, no, a cagare. Boh, siamo arrivati con 1300 anime, siamo dei poveracci schifosi. Andiamo almeno a aprire sta cavolo di torre, speriamo che sia valsa la pena. Poi non capisco sta roba, non mi fa uscire. Ah beh, ma a parte che non devo uscire di qui, devo uscire di qua, secondo me. No, è dallo spadaccino, che cazzo dico. Era giù, perché quello là non si apre da questo lato, se non ricordo male. Un po' che non ci vengo io qui, sinceramente, per me. Infatti avevo ammucchiato tutte quelle anime lì, perché avevo girato nei vari paesotti, perché mi sono fatto un giro nella zona paludosa che avevamo iniziato a vedere, ma poi l'ho girata da un'altra parte, no? Per non rendere troppo stancante. No, cazzo, è questa che non si apre, allora devo andare su. Per non rendere troppo pesante magari i miei giri in mezzo a quella zona lì, che rompe i coglioni sicuramente, perché è veleno e basta. Allora avevo fatto qualche giretto per cercare qualche oggettino, che ho trovato bella roba. E ho raggiunto anche un falò avanzato. Riprenderemo da lì. Non ho fatto praticamente niente se non raccogliere gli oggetti. Non la conosco ancora bene. È molto figa, molto molto bella. Abbiamo anche il compito. Te hai fatto la cacca? Si è fatto il gigante, vabbè, ma no. Che palle, lo mettono qua. Esame. Oddio, me l'ha dato! Non ci credo. Perché me l'ha dato? I nemici attaccano gli invasori. Spinge i nemici a reagire agli invasori. Gli alberi giganti erano noti anche come alberi guardiani. I loro semi svelano gli invasori. Se usati efficacemente, questi semi aiutano a contrastare gli spiriti oscuri. Ok. Però al momento, ah, c'era anche quella scaletta là. Allora apre qua, esatto. Chiave della torre. Va bene ragazzi, vediamo se 20.000 euro sono stati ben investiti. Io comunque continuo a pensare che più avanti avremmo potuto trovare un altro modo. Magari mi sbaglio, dato che in tutti i Souls è sempre stato così. Magari in questo hanno voluto diversificare. Madonna, che bellezza. Ragazzi, a vedere se... Vabbè, non tutto, ma è sempre fichissimo. Allora, qua già si può andare giù sicuro. Lucertolina, ti ho visto. E qua secondo me si apre... Si apre, esatto, c'è la scala. Allora io direi di andare giù subito qui. Vabbè, tanto ormai devo un occhio qua. Oggetto. Oggetto, l'oggettino è qua, quindi alla fine non ce ne andiamo a mani vuote. Cosa sei? La madonna, anima del guardiano del fuoco. Veramente? Queste qua si usavano per aumentare la potenza del falò. Da sol su uno. L'estus. Ce la leggiamo, però. Ce la leggiamo perché questo è importante, secondo me. Ma dov'è? Ah, cazzo, un oggetto chiave. Anima di una guardiana del fuoco tornata dall'abisso. Nemmeno Artorias tornò dall'abisso. Anima di una guardiana del fuoco che si dice abbia fatto ritorno dall'abisso. Questa guardiana del fuoco protegge il falò e serve il suo campione. Sembra aver placato e accettato il simbolo oscuro che ne ha corrotto l'anima. Eppure un giorno la sua anima troverà spazio nel petto di un'altra guardiana. Da sempre l'idea... Il ciclo che si ripete. Ok, c'è un altro passaggetto che magari... Perché se io vado qua... Esatto. Perfetto. Così qualsiasi cosa accada, abbiamo la via un po' più semplice. No.
No, un cazzo. Perché tanto da qui non possiamo più salire. Siamo sul tetto e basta. Allora, però io vorrei prendere la lucertolina. Ma se lo faccio da qui mi faccio molto male. Però potrei provare a tirarle questa, magari. Ah, shottata. No! Sono caduto. Titanite scintillante. Va bene. Va bene, me la prendo volentieri. Mi serve per le armi speciali. Non quelle dei boss, perché quelle dei boss è un altro tipo ancora. Ancora più speciale. Di qua si scende. Ma io mi faccio un bel giro qui. Sui tetti come i gatti. Infatti raggiungiamo questo. Ah, osso del ritorno. Pensavo qualcosa di meglio. Di qua si può scendere, però ragazzi ho visto una roba bizzarra. Guarda! Non ci credo, ma si vede, guarda. Non ci sono i nemici, perché giustamente da questa distanza non li carica il gioco, però guardate che figata, quella è tutta roba percorribile. Noi siamo nati lì. Siamo partiti, cioè nati per modo di dire, siamo risorti di lì e abbiamo fatto tutto, guarda. Guarda che fico, là c'era Gunder. Allora, ho visto questo bel passaggino. E siamo al piano. Porca puttana, guarda dove siamo. Guarda dove siamo. Oddio. È ancora più deficiente. Io più chiva sbu. Io più chiva sicchi. Tocca macchia. Cosa ha fatto questo qua? No! Ho sbagliato un tasto! Ma. Allora è sopra il tetto. Aspetta che prendo quello. Sì, stai calmo! È bomborum. Cosa vuol da bere? Scheggia di Estus godo. Ci potenziamo ancora un po'. Allora, c'è il nido del nostro Snuggly. Che nel 2 però erano due. Perché faceva io più chi fa sbu. Yes, you chi fa sicchi. Ciao! Ma non. Sì, non lo vedi, non c'è mai. Piccol P! Boom boom. Vuol da bere. Il boom boom. Quando ero bambino il boom boom era da bere. Cazzo gli do. Lascio la Estus, li lascio. Allora, diamogli. Ma a me non me ne frega niente. Io gli do delle cose doppie, tipo questo. Lascia oggetto. Ti piace? No. Non gli piace. Questo non fiu fiu. Cazzo, parli come. Come un. Un emigrato, proprio, Madonna santa. Allora, che cazzo gli lasciamo? Questo no, questo qua assolutamente. Io gli lascio uno di questi. No, uno. Tanto. No, no, non lo vuole. Questa ce n'ho 8.000, te la posso lasciare. Sì! Ah, boom boom! Nel senso qua roba che scoppia! Sì, questa gli è piaciuta. Frammento grande di titanite! Grande! Mi posso potenziare la spada di Astora ancora, eh? E sai cosa ci vorrebbe? La bomba nera ci vorrebbe. La vende quella stronza giù? Se la vendesse. Vabbè, ma io provo tutto, raga, eh? Dopo poi, tipo questo. Questo lo vuole! Cosa mi dai? Le vacca puttana! Solo? Prova che un guardiano di faro ha svolto il suo compito. Ma questo dove cazzo l'ho preso? In quella zona là? L'ho presa là, nella zona paludosa. Prova del successo di uno dei guardiani di faro che vegliano sul sonno dei defunti insieme al vecchio lupo. Al vecchio lupo? No, ragazzi, io ve lo dico. Se c'è quello che penso, più avanti, do giù di testa. Raffigura una foglia di erba lama intrisa di sangue secco. Un tempo la foglia di erba lama identificava i membri della legione dei non morti. Spiriti e guerrieri del passato riposano nella foresta maledetta e questa umile foglia esprime la loro accettazione e gratitudine verso i loro guardiani.